Professore Dottà, buongiorno e grazie per questa intervista. Le volevo chiedere, in solidarietà, un'utopia necessaria, lei ci mostra l'importanza della solidarietà per il tessuto sociale, ma qual è il rapporto fra solidarietà, democrazia e cittadinanza? Io lo scrivo anche in questo libro, che ormai per il modo in cui le nostre democrazie si sono in qualche modo trasformate, anche con momenti critici molto gravi, escludere la solidarietà dall'orizzonte della democrazia è un impoverimento della democrazia. Non è un caso che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è stata scritta nel 2000, ha integrato i trattati europei che non parlavano né di eguaglianza né di solidarietà, e c'è un titolo, una parte di questa carta che è dedicata proprio alla solidarietà, e questa parte non è stata introdotta senza conflitti, perché evidentemente mantiene al centro dell'attenzione quella che poi è la dignità sociale, il rapporto con gli altri, e senza solidarietà e senza dignità anche la stessa eguaglianza rischia di essere messa in discussione. D'altra parte la nostra Costituzione l'aveva capito benissimo, perché nel momento in cui all'articolo 2 ha riconosciuto i diritti fondamentali ha aggiunto che tutti sono tenuti all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Naturalmente questo invito, questo dovere è stato troppe volte disatteso, e quando è stato disatteso, purtroppo nell'ultima fase molto, la democrazia ne ha sofferto. Ma molte carte costituzionali fanno esplicito riferimento al termine solidarietà, ma com'è possibile trasformare la solidarietà in ambito transnazionale, europeo o globale? Questo oggi è il problema, io parlo di una solidarietà cosmopolitica, lo vediamo in questo momento in Europa. La questione dei migranti è una conferma esplicita, plateale e ineludibile per la riflessione che se noi non usciamo dall'ambito nazionale la solidarietà non funziona. Anzi, in questo momento l'ambito nazionale sta diventando la negazione della solidarietà. Il fatto che si alzino muri o mura è la prova provata che noi dobbiamo uscire da quest'ambito. Non si può fermare il mondo, questo è il punto, avendo un muro di fronte. Noi tutti ci ricordiamo, almeno che alla mia età, quanto è stato importante la caduta del muro di Berlino. È stato un cambiamento, allora si disse comincia una nuova epoca. E se adesso noi ricominciamo a avere muraglie davanti a noi, comincia una nuova epoca, ma proprio nel senso peggiore. E noi ci arriviamo nel modo sbagliato, perché adesso si polemizza molto con l'Ungheria, ed è giusto, però l'Europa è stata fino a ieri del tutto silenziosa rispetto a quello che accadeva in Ungheria, che erano vere muraglie interne. Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, limiti all'indipendenza della magistratura, tutto questo aveva già creato i presupposti. E l'Unione Europea è stata in questo senso distratta e colpevole, perché nel trattato di Maastricht c'è un dovere dell'Unione Europea di intervenire quando gli Stati membri dell'Unione abbandonano i principi europei. E adesso noi paghiamo le conseguenze di questa disattenzione e di questa concessione al nazionalismo. Certamente, ma in che modo è possibile trasformare l'azione del legislatore volta a promuovere la solidarietà in una socializzazione dei cittadini che trasformi la solidarietà anche in qualcosa che è esercitato dal basso? Questo è il vero problema, perché nell'ultima fase abbiamo visto più incentivi all'egoismo, più incentivi all'individualismo che non alla solidarietà. E questo accade soprattutto quando i diritti sociali vengono abbandonati e quando l'essere associati non è più un valore, quando si dice i mediatori sociali non mi interessano più. Non voglio fare polemiche, ma le faccio, la faccio in realtà,
perché la solidarietà nasce anche attraverso il rapporto anche istituzionale che io riesco a stabilire con gli altri. Io ho visto a Roma, tanto per intendere, quando davanti alla stazione Tiburtina c'erano questi migranti lì, la polizia stava lì semplicemente per non farli allontanare, quindi non c'era nessuna azione istituzionale solidale nei loro confronti. Sono arrivate le associazioni, che hanno portato tende, coperte, acqua, cibo, cioè promuovere l'associazionismo, o meglio, almeno non deprimerlo, è uno dei mezzi istituzionali. Naturalmente l'associazionismo non nasce solo dalla buona volontà, ma dalle condizioni che vengono create. E questa secondo me è una delle vie. Allo stesso tempo però, in molti casi purtroppo, anche in Italia, il fatto che ci sia quello che si chiama il terzo settore ha finito col deresponsabilizzare le istituzioni pubbliche, che hanno detto vabbè, ma tanto ci sono i volontari. Questo è stato un grave errore, quest'idea che la presenza pubblica sia un disvalore e invece è quanto mai importante in questa situazione, un po' l'abbiamo perduto. E in questo momento forse, ci metto un gigantesco forse, soprattutto l'iniziativa tedesca ha mostrato che senza una scelta pubblica e politica molto determinata la solidarietà non funziona. Quindi da una parte stimolare e sostenere in tutti i modi le forme di solidarietà, come lei diceva, dal basso, ma nello stesso tempo anche il pubblico deve fare la sua parte. Certo. Allargando un attimo il discorso, lei parlava di globalizzazione poco fa, ha avuto un ruolo molto importante nella scrittura della carta di Internet. In che modo cambia il concetto di cittadinanza in questo contesto? Secondo me cambia, è già cambiato, perché non io che ho una... Se io mi sento più cittadino del mondo di quando avevo 20-25, adesso ho una rispettabile età di 82 anni, immagino, e non ho difficoltà a vederlo perché vedo mia nipote che di anni ne ha 20, lei si sente cittadina del mondo, ma io mi sento cittadino del mondo quando faccio il mio lavoro di ricerca, che io se non trovo un libro a portata di mano, ed è un libro che non è sottoposto al vincolo del diritto d'autore, io vado su internet, lo trovo e lo posso trovare in una biblioteca italiana, ma lo posso trovare in una biblioteca francese, trovato in una biblioteca neozelandese, e in giro di pochi secondi ho avuto accesso a questo libro. Allora, questo è il primo dato, il fatto che io vivo nel mondo, non posso più pensare e non vivo anche dal punto di vista dell'attività quotidiana. Quando io faccio acquisti su internet, chi mi sta vendendo questo prodotto? Dove si trova? Da dove mi arriva? Chi me lo consegna? Quindi la cittadinanza da questo punto di vista sostanziale è già cambiata. Chi è arretrata è ancora una volta, devo dirlo, la politica. Perché se noi ancora in Italia non ci rendiamo conto, il caso più clamoroso è quello delle bambine e dei bambini che sono nati in Italia, che vanno a scuola in Italia, rispetto ai quali ancora si è, diciamo, schizzinosi, per usare un'espressione garbata, ostili sostanzialmente, mentre la cittadinanza è un grande strumento di integrazione. Se io faccio votare le persone, questo è il modo attraverso il quale io appartengo a una comunità. Poi io pochi giorni fa, sotto casa mia, al centro di Roma, c'era un signore alto, nero, che aveva un bambino per mano. Questo bambino lo trascinava e a un certo punto gli fa: "Apà, datte una mossa". Ora, quello era più italiano e più romano di tanti altri, perché lui che faceva? Parlava il dialetto di Roma. Posso negargli la cittadinanza? Certamente. Se posso, faccio una domanda sul contesto istituzionale più ampio. Nei prossimi giorni si vedrà se la riforma costituzionale affronterà l'iter in Senato, quello che succederà. Ci sono riforme, modifiche irrinunciabili da portare al testo per garantire l'equilibrio fra i poteri dello Stato? Guardi, io me ne occupo da un po' di tempo. Devo essere sincero. Capisco politicamente l'insistenza sull'elezione diretta,
o più o meno diretto, perché significa restituire un piccolo frammento di potere ai cittadini. Ma se il Senato nelle sue funzioni rimane quello che è attualmente, il passo avanti è molto limitato, perché si dice non sono state fatte proposte, ne sono state fatte tantissime per mantenere la differenza. Io sono stato da anni ostile al bicameralismo che ho visto all'opera, io ho fatto 15 anni il parlamentare, ma nello stesso tempo cancellarlo in questo modo, concentrando nella Camera dei Deputati tutto il potere, in una Camera dei Deputati peraltro fortemente inquinata dal sistema dei premi di maggioranza, questo significa non avere più gli equilibri costituzionali. Il tentativo che era stato fatto attraverso molte proposte che erano molto ragionevoli era quello di attribuire una serie di poteri di equilibrio, di controllo al Senato. Sarebbe stata anche una novità istituzionale. Quando si dice ma in Europa altri fanno così, altri non ce l'hanno, ma questa volta era l'occasione per dare prova anche di fantasia istituzionale. E come l'Italia è stata in molte occasioni, a cominciare dalla Costituzione, molto all'avanguardia. Ma quando ha approvato negli anni 70 il diritto di famiglia, noi eravamo i più avanzati in Europa. Questa volta siamo in retroguardia. Spero che poi si riesca a riprendere anche questo filo. Le faccio un'ultima domanda. Quando si parla di questi temi, spesso si sente dire che questi temi non interessano agli italiani. È effetto del disamore verso la politica? È vero o è semplicemente perché il dibattito politico è personalizzato come scontro di persone e non di idee? Tutte e due le cose. La personalizzazione è un po' nelle cose, nel senso che il sistema della comunicazione spinge a personalizzare. Ma noi abbiamo sempre avuto il problema dei leader, ma poi i nomi che si fanno, De Gasperi, Togliatti, Nenni, c'erano i leader, ma erano dei leader non autoreferenziali, erano dei leader che sentivano di dover rispondere a una loro collettività e più in generale alla collettività. Questo tramite è stato rotto anche perché si è detto io voglio una comunicazione verticale, mentre internet, l'avevamo citato prima, rompe la comunicazione verticale. La novità vera dal punto di vista istituzionale è introdurre la possibilità della comunicazione paritaria e orizzontale. Naturalmente tutto questo, se un leader dice io sono in grado di risolvere i problemi, a questo punto la politica come partecipazione viene svalutata, ed è certo che poi i cittadini non se ne interessano. Non credo che sia soltanto, anche se purtroppo la situazione italiana è quella che conosciamo, quella della corruzione e soprattutto la trasformazione oligarchica dei partiti, ma c'è questa indicazione: non abbiamo bisogno di voi perché io sono in condizione di risolvere tutto. Grazie mille. Grazie. Buon lavoro. Grazie mille.